Mantella, che ringrazio di cuore perché insomma il dottor Mantella veramente questo percorso abbiamo iniziato insieme, è una persona che ritengo straordinaria, un grosso valore per quello che sta facendo, ma ringrazio tantissimo anche Agostini e i suoi collaboratori. Tra l'altro approfitto per dire che la Calabria è una terra che sta avendo un grande successo con i cammini, ci sono cammini che stanno veramente prendendo molta forza e io ne sono immensamente felice, mi hanno invitato spesso a dei webinar con loro, è una terra, questo lo dico perché il dottor Agostini insomma è originario di quella terra e oggi hanno portato questo contributo anche i rappresentanti della Chiesa Ortodossa, che lì è molto importante. E niente, ringrazio Legambiente, Alessandra Bonfanti ci scrive che è stata rappresentata ottimamente e che non potesse altrimenti dalla nostra bravissima Anna Donati. Ricordo Anna Donati, insomma, oltre a essere coordinatrice di Amodo, ha una lunga storia anche parlamentare, è stata anche consigliere di amministrazione dei Ferrovie dello Stato, insomma, è una persona che di alta competenza e di alto valore anche lei. Quindi passo, niente, passo la parola a Stefano per i saluti finali. Grazie a tutti e mi dispiace per le associazioni che non abbiamo potuto far intervenire, ma credo che un po', insomma, come dice Stefano, poi noi siamo pronti, siamo qui a raccogliere qualsiasi collaborazione. Sì, grazie mille Paolo, sai che la stima è assolutamente reciproca è davvero un percorso che abbiamo iniziato dall'inizio insieme con l'amico Italo Clementi, che colgo l'occasione veramente di salutare perché l'ha detto bene, è proprio un cammino che abbiamo iniziato insieme, Feder Trek è stato da subito a bordo come tanti altri. Io volevo ringraziare tutti, rubarvi un minuto per qualche informazione. È stato costituito questo gruppo di lavoro che poi personalmente è costituito da me, dal presidente dell'ENIT Giorgio Palmucci, dalla direttrice del turismo, la dottoressa Flaminia Santarelli, e per difesa servizi da Luca Andreoli. È un nucleo essenziale dedicato a Valore Paese Italia, che ovviamente si avvale nell'ambito del gabinetto del MIBACT, della collaborazione di Paolo Piacentini, ma aperto a tutte le altre istituzioni che avete visto coinvolte, ma ce ne saranno altre. Abbiamo citato il tema dello sport, dobbiamo sempre tenere presente ovviamente il tema della disabilità, del contrasto al fenomeno delle barriere architettoniche per questo progetto. Quindi siamo un gruppo di riferimento, lo siamo per il mondo delle associazioni, per il mondo del mercato, per il mondo dei concessionari che risaluto. Quindi fate riferimento a noi, io vorrei che questo punto di partenza che il sottosegretario ha detto essere oggi fosse veramente l'apertura di una seduta permanente. E noi ci siamo continuamente, quindi apriamo finalmente questo cantiere di Valori Paese Italia tutti insieme e facciamolo diventare, come ci ha indicato il Ministro, un progetto paese. Erano tantissime le associazioni coinvolte oggi, le ringrazio davvero di cuore, WWF con l'amico Gianluca Mancini, Federtrek, Legambiente, Italia Nostra, l'Associazione dei Borghi, quindi eravate ben rappresentati, ce ne saranno altre che si uniranno. Quindi io Paolo chiudo qui, ringrazio davvero tutti, ovviamente il Ministro, il Sottosegretario Giorgis e il Sottosegretario Buonaccorsi per l'attenzione che ci hanno dedicato. Continuiamo ad esserci sui siti di Agenzia del Demanio, MIBACT, ENIT, Difesa Servizi, c'è il link comune a Valore Paese Italia, quindi se si va sui siti, oggi ci siamo, c'è una pagina comune dedicata, promuoveremo non solo i bandi, ma promuoveremo la comunione sul progetto, va bene? Quindi vi aspettiamo, vi ringrazio davvero tutti e siamo qui, continuiamo a fare questo percorso insieme. Grazie a tutti, grazie di cuore, buon lavoro.